Come è possibile comprare o vendere il cielo o il tepore della terra? Questa idea è davvero strana per noi. Se la brezza dell'aria e lo scintillio dell'acqua sotto il sole non ci appartengono, come potete pensare di comprarli da noi? Ogni zolla di questa terra è sacra al mio popolo. Ogni lucente ago di pino, ogni riva sabbiosa, la bruma che si diffonde nei boschi ombrosi, ogni radura, ogni insetto che ronza sereno, è sacro al mio popolo. Noi siamo parte della terra e la terra è parte di noi. Quest'acqua scintillante che scorre nei torrenti e nei fiumi non è solo acqua, è il sangue dei nostri padri. Una cosa noi sappiamo, che forse l'uomo bianco scoprirà un giorno: il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. Voi forse pensate che lo possedete, come volete possedere la nostra terra, ma non è così. Egli è il Dio dell'uomo e la sua misericordia è uguale per l'uomo rosso e per l'uomo bianco. Tutte le cose condividono lo stesso respiro: gli animali, gli alberi, gli uomini, tutti condividono lo stesso respiro. Questo noi sappiamo. La terra non appartiene all'uomo, l'uomo appartiene alla terra. Questo noi sappiamo. Ogni cosa è correlata, come il sangue che unisce la nostra famiglia. Ogni cosa è correlata. Tutto ciò che accade alla terra accade ai figli della terra. Non è l'uomo che tesse la trama della vita. Egli ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso.